vorrei poter per il Coppa Scuola, anche se gradirei questa sera non utilizzare le bandiere perché credo che non siano proprio necessarie, perché il problema reale è il problema della scuola. Che dire, abbiamo sentito tante belle parole, forse siamo stufi di sentire queste parole, perché vorremmo arrivare a un punto e avere qualcosa di concreto in mano. Vorremmo sapere dalla politica cosa intende fare di questa riforma. L'Italia dei Valori, che si sta ospitando e ha portato avanti un'iniziativa brillante, cosa farà nel momento in cui si troverà al governo della riforma Gelmini? Andrebbe gestionata, ma noi lo vogliamo sentire, perché ormai non siamo più nelle condizioni di legare nessuno, perché non ci fidiamo più di nessuno come insegnanti, perché siamo talmente stati bistrattati un po' da tutti, che ci è rimasta solo una grinta e tanta rabbia in corpo, che si manifesta purtroppo con l'emozione, con i pianti di tanti colleghi che non lavorano più, si manifesta a volte anche in maniera, voglio dire, non proprio per come dovrebbe essere manifestata, però è così, c'è tanta disperazione. Noi sappiamo che la scuola è distrutta, noi sappiamo che le attività di laboratorio sono ridotte al lumicino e nessuno ne parla, anzi il TG1 sostiene che la riforma Gelmini incrementa proprio le ore di laboratorio, ma non è così. Noi sappiamo che ci sono precari e sono pezzi importanti perché hanno portato avanti la scuola fino a oggi, fino all'anno scorso, sono pezzi di cultura, pezzi di professionisti, e il prossimo anno non lavoreranno più. La scuola sarà più povera, la scuola sarà in mano a dei docenti stanchi, in età avanzata, con classi numerosissime, dove inevitabilmente la qualità della scuola andrà a farsi benedire. Quindi le risposte che noi abbiamo bisogno dalla politica sono queste. Cosa intende fare la politica oggi? Cosa intende fare la politica domani? Cosa intendono fare i sindacati? Tutto assieme, non è più tempo di divisione, non è più tempo di bandiera, non è più tempo di nulla, è solo tempo di unità, di difesa di uno che è uno dei pilastri fondamentali di un paese democratico. E noi come se ci siamo? Siamo vicini ai precari, siamo vicino ai insegnanti di ruolo che oggi sono di ruolo ma che domani saranno perdenti posto. Siamo vicini a tutti, ma a volte siamo soli. Noi contro questo schifo abbiamo indetto uno sciopero venerdì prossimo, uno sciopero nazionale per tutta la giornata. Partecipiamo, mobilitiamoci, mettiamoci tutti assieme, diciamo no, pretendiamo dalla politica, basta delegare la politica, pretendiamo, basta cambiare in bianco, pretendiamo. Noi dall'Italia dei Valori, ma anche dagli altri partiti di opposizione, vogliamo sapere cosa intendono fare della scuola, altrimenti non andiamo a votare, non serve votare.